È ormai una notizia di pubblico dominio. Il prossimo 6 novembre uscirà per Bompiani una nuova traduzione dell'Hobbit e l'autore di questa nuova traduzione sarà niente meno che Wu Ming IV, uno dei principali esegeti dell'opera tolkieniana nel nostro paese. Wu Ming IV è l'autore di volumi imprescindibili come Difendere la Terra di Mezzo e Il Fabbro di Oxford e a lui devo gran parte della mia formazione di tolkieniano. Certo, è un personaggio molto discusso, criticato, odiato anche in questo canale per prendersela con la nuova traduzione del Signore degli Anelli di Ottavio Fatica e per parlare di una presunta appropriazione politica dell'opera di Tolkien da parte della sinistra. Ricordiamo che Wu Ming IV ha scritto anche un romanzo, Stella del Mattino, in cui Tolkien è niente meno che uno dei personaggi. L'edizione che uscirà per Bompiani sarà quella uscita in Gran Bretagna nel 2023, che comprende tutti i disegni di Tolkien, non solo le illustrazioni che conosciamo tutti e che abbiamo visto molte volte nel corso del tempo, quelle che insomma corredano lo Hobbit sin dalla prima edizione ad Elfi, ma comprenderà anche tutti quei bozzetti, quei disegni che invece potevamo trovare solo all'interno del volume L'arte dello Hobbit curato da Hammond & Scull, per un totale di ben 53 illustrazioni e anche la copertina di questo volume sarà la stessa dell'edizione originale inglese e in qualche modo riprende la copertina originale del 1937, solo che sarà verde, avrà un tondo in mezzo e dentro questo tondo ci saranno le montagne, oltre che un sole rosso, con le famose rune a fare da cornice. Il volume presenterà anche dei paratesti, ci sarà una breve nota editoriale all'inizio, la prefazione scritta da Christopher Tolkien in occasione del 50° anniversario della pubblicazione del libro e uno stralcio della nota introduttiva alle illustrazioni scritta proprio da Hammond & Scull. Ma soprattutto questa edizione presenterà anche la nota autoriale che si presenta all'inizio del libro, che nel gioco della pseudo traduzione del testo fa già parte del romanzo, ma che in Italia era sempre stata sfrondata, cioè tagliata, caratterizzandosi come una vera e propria omissione del testo originale di Tolkien. Ricordiamo che le varie edizioni italiane dell'Hobbit, pubblicate nel corso del tempo, partendo da quella ad Elfi, tradotta da Elena Ienorimidis Conte, per arrivare a quella Bompiani, tradotta da Caterina Ciufferri, presentavano un grande guazzabuglio, a partire dalla famosa traslitterazione delle rune naniche in italiano invece che in inglese. Poi in un'altra edizione questi testi restavano in inglese, però poi sulla mappa di Tror rimanevano le scritte in italiano, con un'italianizzazione anche delle unità di misura, come per esempio la porta è alto 1,5 metri. Bene, ora questa nuova traduzione dell'Hobbit rispetterà anche le unità di misure originarie, cioè le unità di misure inglesi, perché lo Hobbit è un testo inglese. Quindi si va nella direzione opposta a quella che si era seguita invece in passato. Se la prima traduzione di Elena Ienorimidis Conte aveva cercato di italianizzare forzatamente tutto il testo per renderlo più in linea con la tradizione favolistica italiana, spiegando anche successivamente che gli italiani non conoscevano i troll, per esempio, quindi aveva deciso di tradurli gli uomini neri. Ora invece abbiamo riscoperto la natura profondamente inglese del testo originale di Tolkien. È proprio Tolkien che nella nota autoriale all'inizio del libro spiega che orco non è una parola inglese e che pertanto per tutta la narrazione si utilizzerà la parola goblin. Ecco, nelle vecchie edizioni tutto questo non veniva rispettato, tanto che noi trovavamo sempre gli orchi.
Inoltre, se tutti ormai sanno cosa sono i troll, non serve più chiamarli uomini neri, perché ormai ci siamo abituati anche alla mitologia nordica, non aveva più senso chiamare i warg con il termine lupi mannari o mannari, visto che i warg sono i lupi demoniaci della mitologia germanica e li troviamo anche all'interno del Signore degli Anelli. E ricordiamo che i lupi mannari veri, i werewolves, si trovano ma solo nel Silmarillion, a proposito di Draugluing e Karkaroth. In passato Midsummer era stato tradotto con Ferragosto, mentre Yule era stato reso come periodo natalizio. Per non parlare dei cibi, che sono sempre stati martoriati in tutte le edizioni dei libri di Tolkien, come la Seed Cake resa con pan di Spagna, la mince pie tradotto con pizza e addirittura il mutton che era stato reso con il romanesco abbacchio. Anche i tre troll, gli uomini neri, erano stati resi con nomi italiani, i famosissimi Berto, Maso e Guglielmo, mentre adesso anche a loro viene restituito il loro nome originale tipicamente inglese. E quindi Bert, Tom e Will. E finalmente non sono più stati replicati i sottotitoli delle vecchie traduzioni, o meglio delle vecchie edizioni, dal momento che la Delphi aveva chiamato la Hobbit con il sottotitolo de La riconquista del tesoro, e invece la Bompiani nel 2012 l'aveva intitolato La Hobbit, un viaggio inaspettato, prendendo come sottotitolo il titolo del primo film della trilogia di Peter Jackson. Si nota veramente un lavoro da parte di Wuming 4 di restituzione del testo al suo contesto originale, e possiamo leggere anche che cosa ha detto lo stesso autore della traduzione in una recente intervista apparsa su Repubblica. Quando Bilbo incontra i troll, loro parlano cockney, la parlata coatta londinese. Così ho usato un italiano sgrammaticato, rozzo. Ho anche pensato al romanesco, ma il risultato sembrava un film di Verdone. Altro esempio, gli arcaismi, meno numerosi che nel Signore degli Anelli, ma comunque presenti. Esempio, la parola Utterkop, ragno in inglese antico, letteralmente testa di veleno, potevo tradurre ragno o ragnaccio, ma dato che in italiano l'arcaico di ragno è aracnide, ho scelto il farsesco aracnaccio. Ha poi spiegato Wuming 4 in un articolo sulla nuova traduzione apparso sul sito dell'AIST, Associazione Italiana di Studi Tolkieniani. L'idea guida della nuova traduzione è quella di provare a rispettare quanto più possibile il testo di Tolkien, da un lato attenendosi integralmente all'edizione britannica del 2023, dall'altro cercando di restituire alcuni elementi stilistici che la traduzione precedente sembrava avere un po' trascurato. Se ad esempio Tolkien fece la scelta di usare il termine orc soltanto una volta nell'Hobbit, due se si include il composto Orcrist, e la mantenne anche nelle riedizioni successive, quando aveva già deciso di usarlo invece nel Signore degli Anelli per definire le stesse creature o una sottospecie delle medesime, tale scelta è stata finalmente rispettata. Lo stesso vale per Yule Tide, che non ha più bisogno di essere tradotto, dato che ormai sappiamo dall'appendice D del Signore degli Anelli che così gli Hobbit chiamavano i giorni tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo, e soprattutto considerando che Tolkien ha derivato il termine da una festività pagana germanica. E così per i warg, nome intraducibile proprio come troll, essendo creature della mitologia nordica. E a proposito di troll, nel testo originale questi parlano in cockney, il vecchio dialetto delle classi basse londinesi, quindi era necessario in traduzione sgrammaticarne la parlata, far capire a chi legge che questi tre tizi parlano una variante rozza dell'inglese di Bilbo. E ancora, i titoli dei capitoli dell'Hobbit sono tutti riferimenti a modi di dire o a immagini figurate, quindi era giusto sforzarsi, per quanto possibile, di renderli come tali anche in italiano. Poi ci sono ovviamente le canzoni, anche l'Hobbit è pieno di canzoni, e si è cercato, in questa nuova traduzione, di renderle in una maniera un po' più fedele, meno libera delle vecchie. Già la Ciuferri aveva cercato di intervenire rendendole più in linea con il metro originale. E memore della lezione di Ottavio Fatica, autore della contestatissima traduzione del Signore degli Anelli, Wuming 4 ha cercato anche di mantenere i giochi di parole, le allitterazioni e gli arcaismi che sono presenti all'interno della prosa di Tolkien.
Ovviamente questa traduzione, venendo dopo quella di Ottavio Fatica del Signore degli Anelli, ne rispetta la nomenclatura, quindi non troverete Bosco Atro, Bosco Tetro, ma troverete Boscuro, così come i Monti Brumosi e non più le Montagne Nebbiose. Ci sarà sicuramente una nuova occasione per parlare di questa traduzione, anzi spero che le occasioni si moltiplicheranno, vista l'importanza di un evento del genere. L'Hobbit è sempre stato uno dei miei romanzi preferiti, fin da quando ero bambino. E siccome lo stesso Tolkien diceva che serviva a ritradurre i classici per capirli sempre meglio, questa è sicuramente un'ottima occasione per riprendere in mano un romanzo del genere che spesso viene snobbato da parte degli stessi tolkieniani. Invece l'Hobbit è un capolavoro. Io ne ho parlato a lungo su questo canale, ci ho scritto anche sopra un libro che adesso avrà una nuova edizione che uscirà a novembre in concomitanza dell'uscita della nuova traduzione, perché sono convinto che l'Hobbit contenga un sacco di cose, che abbia veramente tanto da dire, che soprattutto ci possa parlare, possa dire qualcosa anche alla nostra epoca e darci un insegnamento fondamentale come quasi sempre Tolkien fa. Chissà se per questa nuova traduzione si scateneranno le stesse guerre sante che sono state bandite all'epoca della nuova traduzione del Signore degli Anelli. Io mi permetto di dubitarne, perché, come detto, l'Hobbit interessa davvero poco ai tolkieniani. Ed è un peccato, magari qualche polemica potrebbe servire per far scoprire un romanzo assolutamente fondamentale.